Mira Orvieto, servizi integrati end-to-end. Movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto, un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Ceprini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. Guazzarotto Costruzioni, edilizia residenziale pubblica e privata, edilizia commerciale ed industriale, demolizione e movimento terra, restauri e riqualificazioni, opere infrastrutturali e servizio immobiliare. Guazzarotto Costruzioni, l'obiettivo principale del nostro lavoro è la completa soddisfazione dei clienti. Eccoci di nuovo collegati con lo stadio Luigi Muzzi, squadra in campo per il secondo tempo di Orvietana Sansepolcro, 0-0 al termine dei primi 45 minuti, ma se sono successe di cose con l'espulsione di Marsili, Orvietana in 10 uomini per tutta la seconda frazione di gioco, sarà sicuramente dura contro un Sansepolcro sicuramente molto aggressivo, soprattutto dopo l'espulsione che ha trovato un palo clamoroso di Ferrimarini, una grande parata di Marricchi. Un pallone messo fuori, tre occasioni, almeno 4-5 situazioni importanti per il Sansepolcro, uno solo per l'Orvietana, il tiro di Santi dal limite che è terminato fuori. Solo questo da segnalare per quanto riguarda l'Orvietana, che però è in 10 uomini, espulso anche il vice allenatore Broccatelli. Si riparte, non ci sono state sostituzioni almeno per il momento, mentre abbiamo visto scaldarsi nell'intervallo sia Di Natale che Proia. Orvietana in campo con Marricchi, Caravaggi, Gomez, Vignati, Ricci, Congiu, Fabbri, Orchi, Santi, Greco e ovviamente Marsili espulso che non c'è più. Pallone lungo, Ricci respinge direttamente fuori. Sansepolcro con Distasio, Del Siena, Fremura, Della Spoletina, Gorini, Borgo, Piermarini, Fracassini, Pasquali, Ferrimarini e Grassi. Pallone ancora controllato, lotta Gomez con Gorini, va a commettere fallo il numero 3. Tanti falli commessi dall'Orvietana, che peraltro non sono stati graziati mai dal direttore di gara Rompianesi di Modena al suo terzo match in Serie D, ovviamente visionato anche dalla federazione, però fin qui, se andiamo a rivedere, le situazioni sono tutte discutibili. Pallone rilanciato in avanti, pallone recuperato ancora da Piermarini, prova ad affondare su quella fascia, palla è fuori, la rimessa ancora Sansepolcro. Ancora Piermarini, pallone all'indietro per Gorini, va a scambiare, pallone ancora per Gorini che lo allarga centralmente, arriva il recupero di Fabbri, velocissimo, attenzione al contropiede, uno contro uno, Fabbri contro un giocatore, da quest'altra parte c'è Santi, il pallone è lungo, da quest'altra parte arriva di gran carriera Vignati, Vignati, palla sul destro, all'indietro, Santi, la conclusione, Di Stasio in due tempi, una squillo da parte dell'Orvietana. In contropiede, pallone recuperato da Fabbri. Vignati si è allungato dopo il controllo, ma è stato bravissimo a servirlo al compagno. E allora si comincia questa ripresa con una bella occasione per l'Orvietana. Pallone rilanciato in avanti, sulla corsia di sinistra, ancora per Grassi, sempre molto mobile. All'indietro lo scambio con Fracassini, ancora il pallone per Fremura. Da quest'altra parte si va da Borgo. Avanza il numero 6. Pallone rilanciato da Della Spoletina, ancora sul settore di destra, ancora Della Spoletina, allarga da quest'altra parte, ancora per Borgo, giro palla per Sansepolcro, Fremura,
può allungare adesso un po' di spazio, gli si fa incontro Greco, palla ancora per Fracassini, lotta Vignati, Fracassini scarica su Gorini che va ad allargare dalla parte opposta, ma c'è Fra Caravaggi che si è posizionato adesso a sinistra, lancia lungo per Gomez, attenzione, ottima la ripartenza, finisce a terra Gomez, è lui a commettere fallo. Seconda ripartenza però per l'Orvietana, subito immediata, chissà che non possa sfruttare questa opportunità. A questo punto ci vorrebbe dentro la velocità, vediamo un po', c'è anche Manoni che si sta scaldando. Gorini, pallone di Gorini per Grassi, ancora a sinistra, viene Fabri in copertura, il pallone messo in profondità, Marricchi verso Ferri Marini, però era in posizione regolare, non si è alzata la bandierina dell'assistente. Pronto Marricchi, attenzione a Pasquali che va subito in pressione, molto veloce il numero 9, pallone lungo in avanti verso Santi, prova a mettere giù, perde il pallone, lo riconquista Gorini, pallone in avanti ancora Caravaggi, la palla che rimane lì, Gorini la apre da quest'altra parte a dare respiro alla manovra, Fremura, affonda Fremura, salta Fabri, si allunga il pallone che schizza dalle parti di Vignati, poi Fabri recupera il pallone, possibilità per la ripartenza orvietana, ancora Fabri cerca di superare Gorini che lo ferma, poi Greco, c'è il fallo su Gorini non fischiato, Santi, ancora Gomez, larga per Caravaggi, posizione di alla sinistra, vediamo Caravaggi, ancora per Gomez, la palla potrebbe essere buona, la mette dentro, filtra, non ci arriva nessuno, la rincorre Fabri, la rincorre Fabri ma è meno veloce di Del Siena che si propone a sinistra, anzi Fracassini, la palla è fuori, la rimessa orvietana, la batte subito corta Fabri per Greco, si accelerano i tempi, c'è un po' di confusione in campo, ancora Greco in qualche modo per Gomez in aria, Gomez il sinistro deviato di Stasio, evita l'angolo, si arrabbia Bonura perché il Sansepolcro in questo avvio ha concesso tre opportunità all'Orvietana. Riparte Fremura, ancora Grassi, Gorini centralmente, molto libero il numero 5 di lavorare per la sua squadra, Borgo, ecco Fremura, ancora Gorini, si muove sul lingo, ancora il pallone lungo per Pasquali, posizione irregolare. Si alza la bandierina dell'assistente Beatrice Toschi. Cinque minuti di gioco. 0-0 questa ripresa. Ancora gara molto molto intensa e equilibrata dal punto di vista agonistico soprattutto. Marricchi continua a ritardare il rinvio. Adesso lo effettua a lungo verso Santi che svetta di testa, riesce a dare ad Orchi, anticipato poi il rinvio di Del Siena. Ancora il pallone che viene recuperato dal Sansepolcro con il numero 2. E se lo trascina fuori. Questo è un bastardo. È un bastardo. Lui e tutta la federazione dell'arbitro. Dietro. Del Siena. Greco. Di prima in avanti verso Gomez. La palla è buona. Vediamo Gomez. Lotta con Della Spoletina. Va Gomez. Posizione di ala sinistra. Fermato da Della Spoletina. Bravo il numero 4. Che esce palla a piede. L'appoggio a favore di Gorini, largo c'è Grassi, il pallone centrale ancora per il compagno che allarga a favore di Fremura,
Tremura sulla sua ala, in profondità, il tocco buono, c'è Ricci però. Vignati, in avanti, pallone ancora preda di Fremura, attaccato alle spalle, la palla è fuori, la rimessa orvietana. Vignati, pronto lui alla rimessa, l'effetto a favore di Orchi, ancora Vignati, in avanti verso Fabbri, ma il pallone è fuori. Fremura, Fracassini, gira sui piedi di Greco, uno sguardo e il pallone è lungo in profondità verso Santi, vediamo Santi, Borgo interviene, poi il colpo di testa all'indietro per Di Stasio. Nessun problema per l'estremo difensore del Sansepolcro che riparte a destra con Del Siena, ha superato la linea mediana il numero 2, ha molto spazio, non gli si fa incontro nessuno, arriva adesso a servire Ferri Marini, l'1-2 si interrompe per l'intervento di Ricci, prova a ripartire l'Orvietana, Gomez ancora lungo per Greco, prova ancora il numero 10 sulla corsia di sinistra, tallonato da Della Spoletina, lo fa fuori Della Spoletina, ancora Greco, adesso c'è Ferri Marini su di lui che lo ferma, però è arrivato dall'altra parte del campo, è partito dalla propria area di rigore, è arrivato dall'altra parte del campo. Pronta la rimessa Caravaggi. Vediamo se l'Orvietana riesce a sfruttare questa opportunità offensiva. Si muove Gomez, il pallone è dentro per Orchi che aggancia in area, Orchi la mette dentro, pallone respinto, recuperato ancora da Caravaggi, posizione dalla sinistra, la mette dentro, deviazione, angolo, il primo della partita per l'Orvietana, ne ha battuti tre il Sansepolcro. Angolo che arriva esattamente al minuto numero 9 e 30 secondi. Salgono Congiu e Ricci, retrocedono Caravaggi e Gomez. Area affollata in mezzo al rettangolo dell'area di rigore, occhio a Vignati, se lo prende in cura Borgo, ma occhio anche a Congiu, già a segno sugli sviluppi degli angoli. Pronto Greco, bisogna sfruttare queste opportunità, parte il numero 10, pallone lungo in mezzo, va a svettare di testa Del Siena, poi il pallone è recuperato da Caravaggi che lo riapre a sinistra, la palla è buona per Greco che mette dentro il pallone, c'è una deviazione ma c'è anche la bandierina alzata dell'assistente che pesca Greco in posizione irregolare. Niente da fare, si riparte, Fremura, ancora Fremura, il tocco per Grassi, posizione della sinistra, Grassi lungo in profondità per il movimento di Fracassini, Congiu ci mette una pezza e poi rilancia, pallone all'indietro, Santi ne deve approfittare, sì, ancora Santi, da solo, va giù e qui c'è cartellino su Fremura, è già inevitabile. Primo ammonito della partita, primo ammonito della partita per il Sansepolcro è Fremura, mentre è pronto per battere il calcio di punizione Greco, vediamo un po'. Sansepolcro sempre molto alto, allora prova la doppia carta di Natale Proia. L'Orvietana, vediamo un po', si scaldano anche Stampete e Manoni. L'arbitro non fa effettuare il cambio, calcio di punizione Greco, lo batte lungo sul secondo malo, finisce a terra Congiu, la palla arriva a Del Siena che riparte subito per i suoi, pallone per Piermarini, Piermarini finisce a terra, non lo ha toccato dice Santi, però l'arbitro assegna il calcio di punizione e adesso c'è il cambio,
Vediamo un po'. Prova la velocità. Allora, fuori Fabbri. Il numero 7, Francesco Fabbri. E dentro Di Natale. Entra con il numero 16, Filippo Di Natale. Dentro Proia, fuori Orchi. Esce con il numero 8, Alessandro Orchi. Prova la carta Proia, prova la carta Di Natale, Rizzolo. Entra con il numero 19, Daniele Proia. Qualche problemino per lui durante la settimana, però ha ripreso comunque l'allenamento giovedì, per cui se l'ha messo dentro probabilmente l'ha visto sicuramente in forma partita. Fremura, riparte il Sansepolcro. Andiamo in cronaca. Borgo, ancora della Spoletina, un po' di pressione di Gomez, va Di Natale a dar fastidio, poi Proia recupera il pallone, Vignati si riparte, mentre c'è il fallo subito di Proia con ammonizione. Appena entrato ammonito Proia, fallo su Fremura. Calcio di punizione per il Sansepolcro. C'è molta animosità, tensione, però tanti ammoniti per l'Orvietana, tanti, troppi. Probabilmente sentono la partita in maniera particolare. Pronto Fremura. Calcio di punizione. Andiamo un po', sguardo al cronometro, mentre ancora discute Proia, siamo al quindicesimo. Pronto Borgo. Pronto Borgo, mentre si discute sul rientro in campo di Fremura. Della Spoletina. Piermarini, corsia di destra, davanti a sé Gomez, ricomincia all'indietro a favore ancora di Della Spoletina, mentre è rientrato in campo Fremura. Pallone per il numero 3. Lungo in avanti, Piermarini, attaccato da Congiu. Porta un po' spasso il pallone, lo serve a Grassi, lo spunto di Grassi, ancora per Fremura, arriva in copertura Proia, poi Vignati, perfezione il rilancio, ma trova Ferri Marini, la palla fortunatamente per l'Olvidana è riuscita, perché Ferri Marini aveva la palla sul destro al limite dell'area. Pronta la rimessa, Fremura, la gioca corta per Grassi, c'è Vignati su di lui. Fa filtrare ancora a favore di Fremura, ancora verso Grassi, c'è Proia. Guadagna la rimessa dal fondo, bravo Proia. Si aggregano anche gli altri della panchina, intanto in casa Orvietana, mentre si stanno scaldando tutti quelli del Sansepolcro. Tanta tensione in campo in questa partita, troppa probabilmente, ma si sa che i punti cominciano a scottare adesso, soprattutto negli scontri diretti. Pallone lungo in avanti verso Santi, filtra Di Natale, lo aggancia bene, l'appoggia all'indietro ma sbaglia. Pronto Grassi, effettuare la rimessa, pallone lì recuperato da Proia. Prova Proia a destra, fermato, la palla è fuori.
prova Vignati. Vignati lungo in avanti verso Santi che svetta di testa, Gomez in qualche modo, la palla è fuori, no la palla è buona, colpisce la bandierina, è ancora giocabile. Salsepolcro che prova a sgusciar via, guadagna la rimessa. Gioca Fremura, corta per Gorini, subito lungo, in avanti a pescare Ferri Marini che gira ancora in mezzo, ma c'è la buona copertura di Caravaggi che riapre da quest'altra parte a favore di Santi. La palla ancora è buona, anzi no, si alza ancora la bandierina dell'assistente. Troppe innumerevoli situazioni di fuorigioco per gli attaccanti orvietani. Fremura, Borgo, avanza il numero 6, palla al piede, va a servire della spoletina, ancora largo per Piermarini, Piermarini la mette in mezzo, attenzione la palla filtra, Ferri Marini cerca il tocco a seguire, troppo lungo, favorisce l'intervento di Marricchi, mentre è pronto Buzzi per il Salsepolcro. La mette con le mani Marricchi a favore di Caravaggi, all'indietro per Ricci, ancora lungo sulla sua ala a cercare Gomez che gira ancora in avanti, guadagna un'altra rimessa. Pronto Caravaggi a giocarla in avanti verso Proia, il tocco lungo in avanti per Santi, c'è il recupero, ancora Proia, si inserisce molto bene, ruba un ottimo pallone, zona tiro, Proia ci prova, ribattuta la sua conclusione che termina debolmente tra le braccia di Di Stasio. Ci ha provato Proia. Ancora Di Stasio, a rimettere in gioco per Fremura, pressione alta di Di Natale, pallone lungo, in avanti, l'anticipo di Congiu. Su Ferri Marini, in avanti ancora per Di Natale, ancora Fremura, interviene molto bene, allarga a favore di Fracassini, finisce a terra Ferri Marini, si continua a giocare, ancora Fracassini, lotta con Vignati che gli soffia il pallone con fallo, dice l'arbitro. Ecco il cambio, pronto Buzzi al posto del numero 2 del Siena. Esce dalla parte opposta e allora entra Buzzi che probabilmente vediamo un po', si va a posizionare proprio sulla corsia di destra, è un altro che dovrebbe spingere da quella parte insieme a Piermarini. Calcio di punizione, si riparte da Gorini, pronto a scodellare in avanti, gli si fa incontro Piermarini, vediamo Gorini, la gioca corta, cerca l'1-2, ancora Proia in pressione, palla lunga di Gorini, controlla bene Congiu, pallone lungo sul fondo, sarà rimessa per Marricchi. Andiamo a leggere il cronometro della situazione, 20 minuti, quasi 21 in questa seconda frazione di gioco, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Molto alta la difesa del Salsepolcro nella zona mediana, lo vedete anche da questa inquadratura, il rinvio è lungo, in avanti verso Santi, va a svettare Borgo che la mette fuori. E adesso discussione in panchina per Del Siena che è andato a prendere il pallone. E però se andiamo a stuzzicare sempre in continuazione la gara si infiamma e basta. Pronto Vignati, mentre l'arbitro, vediamo un po', va a espellere un giocatore del Salsepolcro.
C'è un cartellino rosso. C'è un cartellino rosso nei confronti di qualcuno in panchina. Vediamo un po'. Adesso vediamo quando esce. Credo che sia. Non so se è stato il giocatore, probabilmente del Siena. Sì. È stato proprio del Siena che è stato espulso dal campo. Si continua a lavorare per l'Orvietana con Ricci che allarga per Caravaggi, subito pressione di Piermarini che non fa ragionare, ma Caravaggi è un altro passo, se ne va Caravaggi a sinistra veloce, ancora attaccato Gomez, la palla è fuori, la rimessa a Sansepolcro. Pallone lungo in avanti, colpo di testa di Ricci, la palla recuperata da Di Natale, vediamo Di Natale se prova a servire in profondità Gomez, c'è una deviazione, è rimessa Orvietana. Sarà rimessa per Caravaggi. Si fa vedere Greco, il tocco è per lui, ancora per Caravaggi, corsia di sinistra, vediamo Caravaggi, mantiene in campo il pallone ma guadagna un'altra rimessa. Ancora Caravaggi, pronto lui, Gomez aggancia un po' male, sì, in effetti è lui l'ultimo a toccare, palla sul fondo. Niente da fare per questo tentativo dell'Orvietana, si riprende con la rimessa di Distasio al 24esimo minuto di questa seconda frazione di gioco. Pallone per Borgo, va un po' di pressione, Santi, Borgo cincischia un po' rischiando anche qualcosa, Gorini, perfezione rilancio, congiù di testa, pallone per Proia, Greco di prima, in avanti, non c'è nessuno. La recupera Distasio. Pronto Di Stasio a effettuare il rinvio dal fondo. Pallone lungo in avanti che passa in mezzo al nucleo di avversari, Marricchi. Pasquali ci ha provato, sempre molto veloce il numero 9. Marricchi ha rimesso in gioco per Caravaggi, subito lungo in profondità per lo scatto di Gomez, ancora una posizione irregolare e c'è cartellino giallo anche per Gomez. Ammonito anche Gomez, non si è certo risparmiato il signor Rompianesi. A estrarre i cartellini con una certa pericolosità mentre Rizzolo va a parlottare con Cuccioletta, proverà la velocità di Cuccioletta credo a questo punto. Calcio di punizione della Spoletina, lo batte lungo in avanti, palla che filtra, arriva Ricci in copertura molto bene, palla sul fondo. Cambia ancora Bonura, richiama Ferri Marini e butta dentro il Sussi. Il Sansepolcro esce con il numero 10, Ferri Marini. Occhio al numero 19, giocatore che ha risolto tante partite. E allora prova anche la carta Cuccioletta. Vediamo un po'. Prova la carta e Sussi. Fuori Ferri Marini. Per l'Orvietana pronto, fuori Gomez, ammonito, dentro al suo posto Cuccioletta. Numero 17, Leonardo Cuccioletta. È uscito Gomez, dentro Cuccioletta, che si va a posizionare a sinistra. Si può riprendere a giocare. Ultimi movimenti.
per questo finale di partita. 27 minuti. Pronto Marricchi. Invio lungo in avanti, respinto Proia, Di Natale, tocca per Vignati, ancora lungo in avanti, ancora per Di Natale, vediamo Di Natale, posizione di ala destra, Di Natale prova a penetrare, fermato, raddoppiato, la palla forse era buona o forse no, sotto l'arbitro, sotto lo sguardo del direttore di gara, si arrabbia un po' Rizzolo nei confronti dell'assistente. Vignati, pronto lui a effettuare la rimessa, vediamo se l'Orvitana ci riprova, pronto a giocare la lunga, in avanti, verso Santi, c'è una deviazione, altra rimessa, sempre per l'Orvitana, ancora Vignati, si avvicina all'area di rigore l'Orvitana, tocco a favore di Santi, prova a proteggere questo pallone, sguscia via Santi, rimpallo Vignati, la palla che rimane lì, ancora Salsepolcro, esterno lungo, in avanti a favore e in profondità per il giocatore del Salsepolcro, Maciarricci, poi il pallone all'indietro, Congiu lo ripropone in profondità in una zona però dove c'è il solo Borgo, pallone per Grassi, Gorini attaccato da Cuccioletta del Siena, Fremura in avanti, interviene Proia, poi Gorini si inserisce, attenzione allunga il tackle, c'è Vignati che tocca quanto basta per consentire a Congiu il rinvio, pallone nella zona di Santi, si alza ancora la bandierina dell'assistente, ancora posizione irregolare e ammonito Borgo, vediamo un po' se l'arbitro assegna la rimessa laterale, il fuorigioco o il calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Però ha ammonito Borgo. No, mi sembra che dia. Ha assegnato comunque il calcio di punizione in favore del Salsepolcro. Quindi ammoniti Fremura e Borgo nelle file del Salsepolcro. Infatti si riprende con il calcio di punizione in favore della formazione del Salsepolcro. Un quarto d'ora alla fine. Pallone scodellato in mezzo, Congiu respinge, attenzione per Marini, riesce ad allargare a favore di Buzzi, Buzzi all'indietro, attenzione al cross, pallone lungo sul secondo palo, c'è Grassi che la rimette in mezzo, il colpo di testa con palla che si impenna, poi Borgo, tocco con un braccio da parte di Borgo, si continua a giocare per l'Orvietana, Proia, vediamo la ripartenza biancorossa dall'altra parte, Proia, un pallone filtrante per Cuccioletta che non passa, Pier Marini. Da quest'altra parte in profondità Ricci con il destro in avanti, pallone respinto ancora nella zona centrale, rincorre il pallone Fracassini, lo allarga molto bene a favore di Grassi, attenzione si propone Fremura, Grassi punta all'area, Grassi la mette in mezzo, attenzione limite, Congiu alza questo pallone al campanile in mezzo all'area, poi lo respinge, pallone che arriva dalle parti di Fracassini il destro ribattuto con palla che arriva dalle parti di Caravaggi che pulisce tutto. Quanta sofferenza però per l'Orvitana quando la palla è in mezzo al rettangolo di gioco, soprattutto in area. Prova la carta Manoni, Rizzolo, dopo la rimessa probabilmente, pronto a effettuarla del Siena, la gioca corta a favore di Buzzi, pallone recuperato, Cuccioletta,
prova lui, fermato, poi il pallone è sempre per il Sansepolcro che insiste con Fremura, allarga da quest'altra parte a favore di Grassi, Grassi contro Di Natale, serve Fracassini, rimpallo favorevole ancora al numero 8, attenzione a Fracassini, si ferma Santi, pallone al limite, il destro al lato, però non gli si deve concedere queste opportunità, soprattutto in questo finale. Ecco Manoni, al posto di Greco. Ha speso tanto Danilo Greco. Esce con il numero 10 Danilo Greco, entra con il numero 15 Francesco Manoni. Prova la carta Manoni nella speranza che rimanga in campo fino alla fine, perché insomma Manoni ci ha abituato quest'anno veramente a scampoli di partita, anche se in alcune situazioni non era proprio causa sua, però fuori Greco, dentro Manoni. Marricchi, effettua il rinvio lungo in avanti nella zona di Caravaggi che aggancia bene, poi prova lo spunto, vai Caravaggi, vai 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 Caravaggi, in profondità per Cuccioletta, finisce a terra, non c'è fallo dice l'arbitro, semplice rimessa in favore del Sansepolcro, no dell'Orvietana, la batte Manoni che è una lunghissima rimessa, pronto a scodellare in mezzo, un rimpallo, un qualcosa, una situazione che possa in qualche modo consentire una vera opportunità per l'Orvietana. Manoni la butta in mezzo, è lunghissima, il colpo di testa, palla che si impenna, la girata di Santi! Che gol che avrebbe fatto! La palla è fuori! La girata di Santi! Con pallone che esce di un soffio alla destra di Di Stasio. Occasionissima Orvietana in questo finale, pallone rinviato in avanti, ancora giocato da Ricci, l'anticipo, poi Caravaggi va a lottare, recupera il pallone Proia, avanza Proia, palla al piede, si ferma, cerca compagni, finisce a terra, c'è fallo sul numero 19. Trentacinque minuti, 10 al termine, sale anche Congiu, pronti a scodellare questo pallone in mezzo, vediamo chi lo farà, Manoni, sale anche Ricci, rimane indietro il solo Caravaggi, pronto Manoni, in avanti questo pallone che taglia tutta l'area, ma non c'è nessuno pronto alla deviazione, niente da fare anche su questo tentativo, e allora Di Stasio pronto a rimettere in gioco per i suoi, Borgo, ecco Fremura, ha un po' di spazio qui a sinistra, viene avanti Fremura, poi con il sinistro pennella in avanti verso, fa, verso il compagno Proia, buono il lavoro, finisce a terra Di Natale, guadagna il calcio di punizione. Entrato subito in partita Proia, peraltro subito con un'ammonizione. Parte Proia, il lancio è lungo a favore di Santi, la palla è buona, attenzione, Santi, corsia di destra, Santi, Santi cerca di mettere dentro, guadagna l'angolo. Il secondo della partita per l'Orvietana, prova a farsi sentire il pubblico in questo finale, torna a dar manforte anche su sì. Attenzione all'angolo di Manoni, tutti dentro a questo punto, Proia al limite, pronto Congiu, pronto Ricci, pronto Vignati, vediamo Manoni. Area super affollata quella del Sansepolcro, parte Manoni, il cross sul secondo palo, Ricci sfiora soltanto, rincorre il pallone Vignati, è attaccato da un avversario, protegge il pallone, lo serve all'indietro, il pallone è rimesso in mezzo, palla che filtra verso Congiu, c'è Di Stasio che perfeziona subito il rinvio, attenzione al rinvio di Di Stasio, pallone lungo verso Pasquali che è velocissimo, Ricci, ah, che paura, e poi l'intervento di Pasquali su Marricchi, l'arbitro lascia correre.
37 minuti. Pronto a riprovarci l'Orvietano in questo finale, anche se insomma a questo punto della situazione in inferiorità numerica è ovvio che qualsiasi risultato positivo andrebbe benissimo. Cuccioletta fa filtrare il pallone, vediamo Cuccioletta, prova lo spunto Cuccioletta, è attaccato, strattonato e messo giù, non c'è fallo dice l'arbitro. Pallone respinto e rilanciato da quest'altra parte, Vignati di testa, lo mette in mezzo verso Proia, il colpo di testa di Borgo, pallone che arriva nella zona centrale, ancora un intervento, tutto regolare, si continua a giocare, attenzione a Fracassini, 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 limite dell'area, Fracassini, un dribbling di troppo, lo ferma Ricci. Senza fallo, attenzione, la palla ancora buona, Gorini allarga dalla parte opposta verso Buzzi, così sia di destra, c'è il pallone messo dentro, Proia lo recupera. Poi viene attaccato da un avversario, si tratta di Pasquali, subisce il fallo, ma ci sono state tre o quattro situazioni non ravvisate da parte del direttore di gara, si è arrabbiato tantissimo il DS Capretti per quel fallo non segnalato, adesso fuori Pasquali, dentro Brizzi. Sicuramente una buonissima prova da parte del giovane classe 2004. Sepolcro, esce il numero 9 Pasquali, entra il numero 16 Brizzi. Si può riprendere a giocare con la rimessa, credo, con il calcio di punizione per l'Orvietano. Vediamo un po'. Di nuovo difesa molto molto alta quella del San Sepolcro, se l'Orvietana gioca bene sullo stretto riesce a ripartire, 39 minuti, 6 al termine. Di nuovo Marricchi, pronto lui. Parte il rinvio di Marricchi, il pallone è lungo in avanti, recuperato da Della Spoletina che lo ripropone in profondità, Congiu. Senza mezze misure, spedisce fuori, pronta la rimessa, ancora la formazione Biturgense, pallone lungo in avanti e su sì di prima, colpo di testa di Ricci, rincorre il pallone Caravaggi, evita l'angolo ma non la rimessa laterale. Adesso è il San Sepolcro che ci prova in questo finale, sale anche Borgo per sfruttare le doti aeree del numero 6, pronta la rimessa di Della Spolettina credo, pallone lungo in mezzo, il colpo di testa con palla che termina sul fondo, niente da fare per il tentativo della formazione di Bonura, 5 minuti più recupero. Molto alto il San Sepolcro alla zona centrale del centrocampo. Rinvio di Marricchi, lungo in avanti. Va alla ricerca Santi di testa verso Manoni che finisce a terra. Anzi, Cuccioletta subisce il fallo. Calcio di punizione. Altra opportunità per scodellare il pallone in mezzo. Dentro Congiu, dentro Vignati. Pronto a cercare la deviazione. Attenzione. Pallone di Manoni in mezzo, palla che rimane lì pericolosamente. Ricci, fermato. Poi si inserisce molto bene Di Natale. Recupera il pallone, sulla sua ala c'è Santi, ancora Di Natale, va via molto bene Santi, la scodella in avanti, ancora verso Proia, messo giù da Borgo, ai. Situazione assolutamente da rivedere. L'arbitro è lì a due passi, ha detto di no. Gorini fa filtrare molto bene per Piermarini, attenzione Manoni, bravissimo Manoni a recuperarlo. Pallone lungo in avanti verso Cuccioletta. Cuccioletta ruba palla, attenzione Cuccioletta! Cuccioletta contro Borgo! Vai Cuccioletta! Fuori! Incredibile! Occasione di Cuccioletta! Cuccioletta! Disisperano! Attenzione! Angolo, il terzo della partita per l'Orvietana. In questo finale
disperazione sulla panchina dell'Orvietana. 42 minuti e 30. Pronto Proia, che occasione per Cuccioletta. A tu per tu. C'è stata la deviazione di Borgo, credo. Vediamo un po', c'è ancora un tentativo. Pronto Proia. Stavolta ci prova lui con il pallone a girare. Vai Proia, mentre c'è un giocatore a terra. C'è un giocatore a terra. Si arrabbia Santi. Della Spoletina. Si rialza, nessun problema. Forse ci ha provato, diciamo così, però non lo sappiamo. Vediamo Proia, ancora discussioni. Santi di nuovo in mezzo al rettangolo di gioco che finisce a terra. Cartellino rosso per Della Spoletina. Cartellino rosso per Della Spoletina. Cartellino rosso. Probabilmente qualcosa è successo. Vediamo un po', si arrabbiano tutti quelli della panchina dell'Orvietana, tutti in campo che vorrebbero forse la massima punizione. Vediamo un po'. Fuori Della Spoletina, partita che si è agonisticamente incattivita. Anche il Sansepolcro finisce in 10. Vediamo se si può battere questo calcio d'angolo. Pronto Proia. Potrebbe essere anche una delle ultime occasioni. Attenzione, parte Proia, il pallone è lungo, in mezzo, colpo di testa, la palla che rimane lì. E Sussì, esce palla al piede. Subisce il fallo, calcio di punizione. Che occasione per Cuccioletta. Subito battuto. Pallone per Fremura. Fa correre la palla a favore di Fracassini. Si accentra Fracassini, lungo in avanti e Sussì non ci arriva. Palla debole verso Marricchi. Nessun problema. Sta per scoccare il 45esimo. Caravaggi. Scodella subito lungo, in avanti a cercare Cuccioletta, palla imprendibile. La rimessa effettuata per Fracassini, fa filtrare ma c'è Manoni che di prima mette in profondità. Pallone respinto, rimessa a favore dell'Orvietana. 6 minuti di recupero. 6 minuti di recupero. C'è ancora parecchio da giocare. Sono stati assegnati 6 minuti di recupero. Manoni, ancora con la rimessa lunga, in mezzo all'area di rigore. Pallone che si alza, attenzione Santi, lo protegge Santi, Santi in area, Santi lo allarga, Di Natale, zona tiro, Di Natale cerca un tiro cross che viene respinto, poi il pallone che arriva da questa parte, ancora Di Natale che lotta, si soffia il pallone, Fremura, attenzione al contropiede, può ripartire, ancora Buzzi, Buzzi in avanti, ancora Vignati, ci mette una pezza, poi Ricci, perfezione il rinvio dalle parti di Di Natale. La palla ancora buona, ma la palla era buona. Non è così, non è così. Era fuori. Ancora la rimessa da parte di Grassi per Fracassini, Piermarini, Gorini attaccato da Di Natale. Ancora palla per Grassi che la scodella in mezzo verso Sussì che commette fallo nei confronti di Caravaggi in maniera abbastanza evidente. Pronto al rinvio Marricchi. Calcio di punizione in favore dell'Orvietana, pronto a riscodellare in avanti nella speranza di ottenere una qualche occasione. Clamorosa quella di Cuccioletta, che poi aveva tirato anche bene. Parte Marricchi, il rinvio è direttamente fuori, non si possono sbagliare però queste situazioni proprio nel finale di partita, che possono essere importanti.
La rimessa è lunga, in avanti ci arriva Manoni con il sinistro, Scodelli in avanti, pallone respinto, Congiu, attenzione, palla che rimane lì, Vignati, provvidenziale, attenzione, arriva Grassi, c'è Vignati, ancora Grassi, arriva di gran carriera Di Natale, gli soffia il pallone e rimette in moto Proia, attenzione, Santi si muove, Santi, pallone per lui, la palla è buona, attenzione Santi, Santi contro Borgo, resiste, resiste, poi l'arbitro segnala un fallo di mani assurdo nei confronti di Santi, palla che è carambolata probabilmente sul braccio di Santi. Borgo, pallone ancora per Gorini che chiama tutti avanti, il rilancio e Sussì sbaglia l'appoggio, recupera solo per un attimo l'Orvietana, ancora Gorini deve stringere i denti ora l'Orvietana, pallone per Grassi, la fa filtrare, prova a passare, c'è Manoni che fa buona guardia, rilancia subito lungo a favore di Santi, vediamo Santi, protezione del pallone, prova a sgusciar via ma la palla è uscita, Fremura, Gorini, arriva Manoni a dar fastidio su Borgo, rischiando un po' Borgo, Fremura ancora con il sinistro, Scodelli in avanti, Ricci di testa, il rimpallo e Sussì, la palla che rimane lì, attenzione in area, forse con un tocco con un braccio, pallone messo mezzo, Caravaggi respinge, poi Proia, spinto, calcio di punizione. Quanta fatica, adesso fa entrare Stampete al posto di Santi. Riccardo Santi entra con il numero 20, Simone Stampete. Al 49esimo minuto, chissà se avrà un'opportunità Simone là davanti in questo finale. Palla per Marricchi, pronto a rinviare, due minuti alla fine. Pallone lungo in avanti verso Stampede, attaccato da, anzi da Cuccioletta, Borgo interviene, poi rinvio lungo in avanti, palla che filtra, attenzione sempre, c'è Sussì pericoloso, poi Marricchi, sembra che le indicazioni vadano per un risultato anche di parità per l'Orvietana. Invio di Marricchi lungo in avanti, pallone che arriva nella zona centrale, respinto, poi Buzzi, quindi Vignati, pallone ancora respinto, ancora Vignati, poi Fracassini, la mette giù e allarga a favore del numero 16 Brizzi che scodella in profondità, Manoni attaccato in maniera fallosa, calcio di punizione, vediamo un po', 51esimo, il tempo è finito. Vediamo se lo battono lungo, Ricci in avanti, forse l'ultimo tentativo, Stampete prolunga per Di Natale, vediamo Di Natale, posizione di alla destra, va Di Natale, attaccato Di Natale, cerca di far filtrare, forse c'è una deviazione, è angolo, vediamo se lo fa battere, vediamo se lo fa battere, vai a battere veloce, tutti avanti, siamo, il tempo è finito, siamo a 51:30, Manoni, tutti dentro, l'ultimo tentativo della partita, lo fa battere, lo fa battere, ero convinto di no, Manoni, vediamo un po', in questo finale può succedere davvero, pallone in mezzo di gol, parte che filtra dalla parte opposta e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara, finisce 0-0 tra Orvietana e Sansepolcro in una partita intensa di dal punto di vista agonistico, molto combattuta, non si sono di certo risparmiate le due squadre. In questo secondo tempo l'Orvietana ha avuto due ghiottissime palle gol, una con Santi, la conclusione che è finita al lato, non di molto,
della porta difesa da Di Stasio, ma clamorosa quella di Cuccioletta, tu per tu, poteva fare veramente male, veramente male. Sconsolato Cuccioletta per l'occasione che ha avuto e non è riuscito a sfruttare. 0-0, però si rimuove un pochettino la classifica, diciamo così, dal punto di vista numerico quanto mai importante muoverla, anche se di poco, in attesa di conoscere gli altri risultati. Noi chiudiamo il collegamento dallo stadio Luigi Muzzi. E in attesa della trasferta che ci sarà domenica prossima a Follonica-Cavorrano, gara molto difficile, molto molto molto, per un'altra partita molto delicata per l'Orvietana. Noi chiudiamo, vi ringraziamo di averci seguito fino al termine, vi ricordo che tra Orvietana e Salsepolcro è 0-0 per questa 19ª giornata del campionato di Serie D Girone. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata dallo stadio Luigi Muzzi. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. IPC SRL, impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Omar, officina veicoli industriali e riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284.